Ragazzi, scusate, ma il telefonino non ha retto la diretta e quindi in mancanza di un power bank, e qua ovviamente non abbiamo non c'è il contatore di fornitura attivo e quindi sto usando la diretta di Carrara. Quindi riprendiamo, siamo sempre a Marconi e raggiungiamo gli altri. Scusate ancora, ma sarà ripostata sulla mia pagina. Purtroppo non il telefonino non ha retto la batteria. Allora, scrivete commenti qua, ogni domanda che ritenete utile fare sarà puntualmente riportata al professore dell'Università di Pisa e al tecnico della provincia. Bene. Allora, andiamo a vedere la palestra. Palestra, se c'è un problema al soffitto, lo causa io con una schiacciata. Noi che avevamo il prof Buffon, te lo ricordi? Buffon è anche il Biagi, È il Biagi. Ma qua c'è la maturità, qua dentro, qua, maturità. Si faceva questo piano, l'orario della maturità. Io non ricordo se la mia classe era questa o quella dopo lì. Forse è allora questa. facciamo quest'anno, avrei un po' di riscaldamento. Però stanno montando adesso la caldaia, quindi dovrebbe essere finito l'incubo del tognolo di tutte le mattine alle 6. Io lì la scorsa scuola arrivavo con i ragazzi fuori. No, io alle 6 avevo una ditta, quindi è stata eccezionale, una ditta 10 un appalto. Quindi scendiamo, se non ricordo male, per palestra si sale, non me la ricordo mica no, più. No, a scendere da tutta la parte in fondo. Sì, io scendevo lì. No, va bene, adesso è chiuso la cosa. Vabbè, uguale, ci sta arrivando la letteratura, ci sta arrivando qua. Quando te questa parte qua era già pronta per te? Sì. Detto io no. Sì, era appena stata fatta. Però abbiamo fatto un anno le mie sezioni nella scuola Marina. Giacomo? Sì. Sei diretta. No, no, non c'è problema, anzi, sei una bravissima mamma. Un ragazzo giovane, quindi continuo a trovare che la tua mamma è in età. No, sì, adesso sono tutti che tu non sei così giovane. Dopo ti chiedo. Allora, qua si scendeva per la palestra, anche da qua si passava. Era il momento più bello dell'attività didattica. Allora, ripeto qua. Ci chiedono di nuovo i costi della ristrutturazione della parte dei laboratori e se quegli interventi sarebbero stati risolutori per la messa in sicurezza di quella parte. Ora chiariamo anche questo aspetto, ma in parte è già stato detto. Ora facciamo un riepilogo finale. Qua completamente in abbandono. Completamente in abbandono, vedete? Prima c'entravo poi. Attenzione che questi vetri sono rotti, eh. Allora. Guardate la buona scuola di Renzi, eccola. Guardate qua. Guardate qua. Anziché ristrutturare le scuole, che creerebbe anche lavoro per le imprese del territorio, questi spendono 150 milioni di euro per l'aereo del Premier. Questo era il corridoio, non mi ricordo da dove si passava. Vedete, questo era il passaggio che porta dalla palestra, spogliatoi, porte nuovissime tra l'altro, perché alla mia epoca non c'erano queste porte qua. Un sacco di materiale comunque secondo me anche utilizzabile comunque. E ora si sale, guardate qua che casino, questa è la buona scuola di Renzi. Renzi, vieni a Carrara, non ti si fa nulla, vieni a trovarci, vieni. Anche Rossi, ma Rossi ormai.
allora, questa è la palestra mitica. Questa è la mitica palestra. Buoni, sei in diretta, non sai nemmeno palleggiare. Allora, questa è la mitica palestra, guardate. Che casino. Che disastro, ragazzi. Guardate che disastro. Abbiamo un consigliere che si vanta di essere un grande giocatore di basket, ma ora parte le battute, qua è veramente triste, triste. Noi di solito salivamo di qua, salivamo da queste scale e facevamo la nostra oretta di educazione fisica. Guardate che è stata ridotta la palestra. Che disastro, ragazzi. Sarina, di qualcosa in diretta, la nostra senatrice di Carrara, Toscana. Strappa il cuore vedere una scuola ridotta in queste condizioni, forse perché non sono state fatte dall'inizio le cose come andavano fatte, non ci sono stati probabilmente i controlli, quella che era un sistema di costruzione legato all'edilizia pubblica, la scuola, non era presa in considerazione per quello che doveva essere. Pensare che i nostri ragazzi hanno passato anni all'interno di strutture non sicure fa venire i brividi. Ora abbiamo le prove, probabilmente a breve avremo anche tutti gli incartamenti che diranno nel dettaglio quello che non ha funzionato. Sta di fatto che è veramente inquietante. Noi stiamo facendo un giro dell'orrore, cominciato stamattina, chissà quando finirà, cominciamo da ora, proprio perché un pochino i fatti che si sono verificati negli ultimi tempi, specialmente ovviamente il terremoto degli ultimi giorni, ma soprattutto quello che è un tema a noi caro carissimo, che è quello che riguarda l'istruzione, la cultura, gli edifici scolastici, che oltretutto è stata la prima cosa che ha detto il presidente Renzi il giorno in cui si è insediato in Parlamento, cioè questa grande cura, questa grande attenzione per la cultura, perché tutto inizia dai ragazzi, tutto inizia da lì. E noi ci troviamo oggi ad avere un disastro, ma soprattutto dove? Nella scuola pubblica. E questo è il problema, e questo è quello che noi ci dovrebbe inquietare di più. La precarietà che tutti i giorni viviamo è soprattutto là dove c'è un bene pubblico. Là invece dove funziona, cioè il privato, da dove vengono tutti instradati, cioè sanità privata, istruzione privata e quant'altro, purché sia privata, purché vinca sempre soltanto colui che se lo può permettere. Questo ci deve fare veramente pensare e indignare. Le scuole sono un disastro, e noi siamo in una regione fortunata, la Toscana è una regione fortunata. Pensiamo a quello che sta succedendo adesso nel sud dell'Italia, dove non c'è veramente nulla e dove non c'è veramente un controllo, là dove c'è il selvaggio puro. Noi abbiamo delle generazioni che stanno fuggendo dall'Italia, ogni anno 100.000 persone se ne vanno da questo paese. Noi parliamo sempre di quelli che arrivano e non parliamo mai di quelli che scappano. I nostri ragazzi, per istruirsi, per poter lavorare, devono andare via da questo paese, perché non garantisce più l'equità, non garantisce più la crescita culturale, e a questo punto mi viene anche da dire che non garantisce più neanche la sicurezza, anzi soprattutto non garantisce la sicurezza. Noi abbiamo un dovere morale nei confronti delle generazioni che verranno, e chiunque si occupa di politica e ha la responsabilità di creare generazioni migliori, questa cosa la deve tenere in conto, non soltanto con lo spot o col tweet, ma con quelle che sono le leggi. Quando una persona mette nelle priorità le barzellette, perché si fermano tutto quanto a spot e a barzellette, a tweet, gli annunci, allora lì ci dobbiamo veramente spaventare. Questa di massacrare è solamente una delle tantissime realtà italiane, e siamo già tra i più fortunati. Questa scuola è un disastro. Non è un caso, comunque siamo tra i più fortunati in Italia, perché ci sono le scuole del sud che sono anche probabilmente messe peggio, ma Massa Carrara, non a caso partiamo da qua, perché è la provincia più povera della Toscana, con tassi di disoccupazione giovanile che superano il 60%, e siamo in una vera e propria emergenza dell'edilizia scolastica. Oggi saremo qua, andremo anche a Lunigiana, dove le scuole sono, i ragazzi stanno facendo lezioni ancora nei contani, è una situazione disastrosa, esatto. E faremo tutta la Toscana, perché la priorità è l'edilizia scolastica. Anche nel piano regionale di sviluppo noi chiederemo un impegno a tutte le forze politiche per destinare le risorse qua, perché qua creiamo lavoro, qua creiamo posti sicuri per i nostri ragazzi. Ma un'altra cosa che ci è stata evidenziata oggi anche dal tecnico della provincia, la signora Tommaselli, non vorrei sbagliare il cognome, comunque molto, molto preparata e anche molto
per noi utile nel capire queste dinamiche, ci fa capire anche come le risorse vere e proprie, pubbliche, cioè manca il personale, ma non soltanto i fondi, ma manca il personale, loro si stanno avvalendo in questo momento di 9 persone in tutta la provincia, cioè ci sono 9 tecnici, 9 operai, tecnici, ci sono il nulla, tutto viene affidato a chi? A delle imprese, a delle cooperative oppure delle società che devono dare dei contributi, devono lavorare e lavorano spesso e volentieri a ribasso, cioè con dei bandi a ribasso, e anche prima ci è stato detto ed evidenziato sempre la stessa problematica: se tu mi fai un bando al ribasso più incredibile, non potrei dare mai una qualità adeguata, ma certo, partendo proprio dalla progettazione. Allora, è pazzesco tutto questo. Grazie Sarina, niente, porta questi problemi in Senato. Abbiamo già fatto l'interrogazione per le nostre scuole, ricordiamo, Laura fece già da subito l'interrogazione per questa scuola, per il Marconi, e ancora oggi stiamo aspettando naturalmente la risposta, che non arriverà mai. Siamo in una situazione veramente di inascolto, cioè il parlamentare non riesce più ad avere la funzione per la quale è stato mandato lì, cioè non avendo un'interazione tra chi dovrebbe dare le risposte e noi rimaniamo in una sorta di nebulosità continua. Allora, facciamo di nuovo rivedere le priorità per il nostro paese, la scuola. Allora, vi seguo, siamo sempre con l'ingegnere dell'università e col tecnico della provincia. Vogliamo vedere qualcos'altro della scuola? La Lamagna, se vuoi vedere. Sì, la Lamagna. Diamo un colpo al cuore agli ex alunni del liceo, e non solo a loro, anche ai professori. E chi c'è passato? Quante persone ci saranno passate da questa scuola? Quante migliaia di persone ci saranno passate? Anche consigliere De Pasquale, quindi immagino diverse generazioni. Guardate la faccia, insomma, non è che... Indubbiamente, sono stato il primo alunno a entrare in questa scuola. Una media di 500 poi inaugurato questa scuola. Beh, secondo te sono così vecchio. Ma sono arrivata io una media di 700, una media di 500. I graffittari. Io l'ho quasi inaugurato. Avanti. Quasi, per pochi anni l'ho quasi inaugurato. Ma vedi quante cose si potrebbe fare già con, per esempio, se soltanto tagliassimo i compensi dei parlamentari. Quello che abbiamo fatto nella semplicità noi del Movimento 5 Stelle, veramente, io non vorrei dire, ma qui si sta giocando con i giochi di parole, si sta cercando di abolire la democrazia, cercando di abolire un Senato e quello che è una volontà popolare, dicendo che si risparmieranno 50 milioni l'anno quando un aereo presidenziale mi costa 150 milioni di soldi pubblici, quando solamente le pensioni d'oro portano via, sottraggono risorse che potrebbero essere messe qua. Cioè, qui si fa solo che demagogia, altro che populismo che fanno questi signori del governo. Io mi vergognerei parecchio se fossi loro e comincerei a mettere i miei soldini, che secondo me sono troppi, veramente in quelli che sono fondi legati a questo sistema di aiuto alle strutture laddove i ragazzi devono andare a studiare. Circa 1 miliardo di euro di soldi. Di richieste stanziate al governo circa 60 milioni di euro. Quindi, cioè, siamo veramente la barzelletta. E io non so come riescano a mantenere in piedi certe tesi. Io mi imbarazzerei molto se fosse delle loro condizioni. Non ho parole. O si spera veramente di avere un paese di asini dove non si studia più perché tanto. Beh, il piano di rinascita democratica di Gelli prevedeva anche questo. Ci sarà chi ti dirà un domani che cosa buoni esecutori. Ma noi preferiamo un paese. Andiamo. Attenzione ai vetri. Persone pensanti con la scuola pubblica, ribadiamo il concetto della scuola pubblica, per favore. Ribadiamolo sempre. Il bene pubblico è la scuola pubblica, il diritto allo studio. Una delle tante cose che piano discarica abbandonata. Un disastro. Già c'è lo tolto, il diritto alla salute pubblica, il diritto al lavoro, adesso il diritto allo studio. Cioè, facciamo prima veramente a prenderci un razzo e andare su Marte a questo punto. Guardate ragazzi che disastro. Io veramente non ho più aggettivi per queste persone. Che disastro. Sulla consulenza esterna,
Allora, sto ancora registrando e ci stiamo dirigendo verso l'Aula Magna. Questi sono i bagni, di qua, si sale di qua. Ma quante lezioni prenderò? Zero. Io vado a pensare a 70 anni, se arrivo. Faremo a breve una conferenza stampa a Firenze con il nostro Andrea Quartini, le consigliere di Firenze, Arianna Xekalos e Silvia Noferi, sull'Istituto Da Vinci, in una scuola completamente di Eternit. Siamo vicini ai fiorentini, vediamo di bonificarla completamente quella scuola, perché è inaccettabile che venga scritto correte piano, perché altrimenti alzate l'Eternit dal soffitto e dalle pareti. Allora andiamo avanti, visitiamo l'ultima cosa che era l'Aula Magna. Allora. Qua c'era un bagno, se non ricordo male, ci sono sempre. Sì, sì. Ecco, qua mi spaccai un labbro tanti anni fa, c'è sempre il segno, anzi un sopracciglio, è una storia lunga con un mio compagno di liceo. La carra, la bidella mitica, qua si entrava di qua, a mia epoca si entrava di qua e si facevano le scale. Ovviamente mi ricordo le mitiche occupazioni. Sono in diretta, Federico. La faccio io la foto. Vai, nella tua classe, che sezione è? 94-95. Sembra una foto di un fuggitivo, di quelli che vengono, che guarda lì, anche qua, che è da questo letto, da tutte le parti. Ora vi faccio vedere la Magna, sto ricercando l'aula, perché sono ormai che ci sono, l'ultimo a giro. L'aula della mia sezione, che era la F, io non mi ricordo se eravamo qua al piano di sopra, sinceramente, un secondo solo, vediamo, forse è questa, boh, non me lo ricordo più. Anche c'è il retto guidi, segnalateci le scuole, verremo a visitarle tutte, figline, diverse zone. Sopralluoghi anche ad Arezzo dobbiamo fare, sono rimaste in sospeso, ma faremo tutta la Toscana. Allora. Tieni qua, però. No. Quando ero in guida ti. Io ho fatto un qualche mese qua in quest'aula. O la seconda. Aula inagibile, guardate. Qua ci sono tutti, diciamo, i. Sarina, quante cose. Guardate, ormai vediamo più che l'Aula Magna, perché chiudiamo la diretta. Queste sono le scale. È sopra, giusto? Scale di marmo pregiato. Pregiato no, questo è Renato, non è marmo, non è. Però tu, no?
Ecco la lavagna. Ecco la lavagna, cavolo. Che impressione, ragazzi. Madonna. La lavagna era già stata chiusa. Questo cos'è? Questo era stata chiusa sulla base del... È andato a fuoco a tutto. Sì. Era praticamente una volpe imbalsamata. Che tristezza, ragazzi, veramente triste. E poi è chiaro che tutto abbandonato crea sempre più degrado. Non sono giustificati i vandali, ci mancherebbe, però la situazione è veramente drammatica. Drammatica. Guardate, anche minerali. Minerali abbandonati. C'era anche scheletri probabilmente usati per imparare l'anatomia, guardate, anche qua. Ma ragazzi, è tristissimo, guardate, guardate che abbandono. Che tristezza, che tristezza. Hanno distrutto tutto, ma qua soprattutto è il degrado che la mala politica ci ha consegnato. Questa è la buona scuola di Renzi. Qua ci ho fatto l'esame di maturità. Io no, io di sotto. Che tristezza, ragazzi. Sentire. Sì. Ma quella roba accumulata dall'altra aula? No, allora questa qui da altre aule. Io quando sono caffè. Cose di schede. Dove sei? Sulla pagina del movimento o sei tua? Carrara. Ma ci vuole essere Carrara? Sì, abbiamo recuperato una buona parte, non so se quasi tutto, ma una buona parte. Però qua ci si dorme anche, eh? Vedete, probabilmente qua. Ma che tristezza, ragazzi. Sì, Lore, ho visto che non c'era un muro, norma anche 20 anni fa, però mai avremmo pensato di ritrovarci così, ma guarda qua, è incredibile, ragazzi. Questi qua erano i disegni che facemmo all'epoca delle occupazioni. Però, che degrado. Che degrado. Forse questa era la... mia classe, forse era questo. Questo fa troppo ridere. Ragazzi. Via. Ma perché la gente non si incazza? Ma io voglio vedere alle prossime elezioni, eh? Se no ve le tenete queste scuole. Ve le tenete.
Va bene, chiudiamo la diretta. Sì. Ragazzi, allora. Con tutto questo materiale anche spazio, purtroppo, con tutto il materiale infiammabile. Cioè, se uno arriva qui con delle latte di benzina e gli viene un giorno voglia di fare un bel falò di mezza Carrara, lo può fare. Qui abbiamo già dei tentativi, anzi degli inizi. Sì, di una volpe imbalsamata e libri anche. Quindi. E poi abbiamo visto che i soffitti qua non sono, ovviamente, non sembrerebbero almeno. Ignifughi, quindi visto che può entrare chiunque, pensiamoci un attimo, veramente. Quindi inchiodiamo il comune alle sue responsabilità perché dovrebbe vigilare sui dati di vandalismo e inchiodiamo il governo a muoversi anche in Europa per dire noi i patti di stabilità dei vincoli di bilancio li superiamo perché dobbiamo investire nelle scuole, perché è la priorità per il nostro paese. Stop agli aerei del bimbo minchia, 150 milioni di euro buttati via, mi raccomando. Voglio vedere se non ci incazziamo un po'. Ciao.